Si dice che l'essenza di un viaggio non stia nell'arrivo a destinazione, ma nel percorso che porta ad essa. Ci si parte sempre con un'aspettativa sui luoghi che si attraverseranno, sulle sensazioni che ci pervaderanno, sulle persone che incontreremo, cristallizziamo tutto in un'aspettativa e poi puntualmente ci ritroviamo proiettati completamente in un altro scenario. Un po' la stessa cosa è successa nella realizzazione di Catch Me. Catch Me è nato da una proposta arrivata più o meno inaspettatamente circa un anno fa da Marco Lincetto, fondatore di Velut Luna, che assieme a me ha voluto scommettere nella realizzazione di un album in piano solo. Una sfida piuttosto impegnativa per me, alla quale ho deciso di rispondere positivamente. Mi piace pensare a Catch Me come una carta d'identità musicale, un disco che rispecchia la mia persona e il mio modo di intendere la musica nelle sue mille sfaccettature. Sfaccettature che hanno inevitabilmente influenzato la scelta e la composizione del repertorio. Inoltre sono dei particolari che non avrebbero avuto il risalto che hanno avuto se Marco Lincetto non avesse sapientemente creato il suono migliore per questo disco. Questo lavoro discografico si compone di 10 tracce, di cui 5 composizioni originali, per lo più composte durante il lockdown, durante la pandemia da Covid-19, 2 improvvisazioni libere, free, 2 standard della tradizione jazzistica e infine un preludio di Chopin, numero 8, tratto dall'opera 28, Fa diesis minore, che ho deciso di riarrangiare e rivisitare in una veste che potesse essere coerente col resto del disco. Mi piace pensare ed auspicare che questo disco possa trascinare l'ascoltatore per un'oretta nel mio mondo e aprirgli o aprirle una finestra diversa da quella della vita reale e che al contempo possa ritrovare se stesso o se stessa in una dimensione di umanità autentica attraverso le sensazioni che la musica di questo disco può fargli provare.